mobilitazione di sabato 4 dicembre, anche la denuncia fortissima del livello raggiunto dal dissesto idrogeologico che sta alla radice del disastro dell'alluvione del 1° novembre scorso. Sarà importante riuscire a far convergere in questa giornata anche comitati di alluvionati, di cittadini che hanno sofferto in maniera drammatica gli effetti del 1° novembre, perché è in qualche modo anche la storia di questo territorio. Se guardiamo la storia secolare anche della Repubblica Serenissima, della Repubblica Veneta, una cura del proprio territorio che tenesse insieme quella che era la grande questione della regolazione dell'uso delle acque con uno sguardo lungimirante sulla questione del territorio e del suo uso, perché era del tutto evidente, appunto, non lo è oggi per chi governa, non lo è oggi per chi legifera, ma era del tutto evidente a partire dal XIII e dal XIV secolo per la Serenissima che il corso dei fiumi, ma anche l'intervento per disboscare questa o quella area montana, aveva necessariamente un effetto immediato e dirompente per quanto riguarda quello che stava a valle fino alla regolazione idrodinamica della laguna. Ecco, questa sapienza, che non era solo, come dire, sapienza scientifica, era anche e tutta sapienza politica nella gestione del territorio, nella gestione delle acque. Oggi questa cosa non c'è più, non c'è nessuno che pensi in maniera organica, in termini di bacino, il rapporto tra le nostre montagne, tra l'uso del territorio in montagna, tra il disboscamento, tra gli interventi urbanistici in mezza montagna e in pianura, tra la cementificazione di gran parte del Veneto, come è successo negli ultimi 30-40 anni, e il tema della regolazione delle acque. Gli effetti stanno sotto gli occhi di tutti, sono quelli del 1° novembre scorso. Ecco perché io credo, e questa era una delle questioni importanti che anche Walter sottolineava, questi due temi devono oggi stare assieme e devono essere anche visibilmente insieme per noi nella mobilitazione del prossimo 4 dicembre. L'altra questione è quella che ricordava adesso Marco e Francesco. I nostri avversari non stanno fermi. Io credo che della sentenza con cui la Corte Costituzionale, ricordate, sarebbero quei signori che dovremmo ringraziare tutti i giorni per aver bocciato il lodo Alfano, in realtà probabilmente nella testa hanno, dal punto di vista economico e sociale, alcune coordinate giuridiche che invece magari ci porteranno a liberarci del Caimano, ma dal punto di vista poi del dopo mi fanno preoccupare molto, perché se si legge quella sentenza della Corte Costituzionale con cui vengono bocciati i ricorsi di 6 regioni italiane per manifesta incostituzionalità del decreto Ronchi, c'è seriamente da preoccuparsi, perché in realtà che cosa dice la Corte Costituzionale, attaccando anche la possibilità per le regioni di normare nei propri statuti e con leggi proprie? Penso soltanto a un esempio corrente, la legge per la ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese, che è in discussione in queste ultime settimane nel consiglio regionale a Bari. Cosa dice in sostanza la Corte Costituzionale? Che parlare di acqua significa intervenire in un ambito, quello delle norme a tutela della libertà di mercato e della concorrenza, che è invece un ambito esclusivo dal punto di vista legislativo del Parlamento nazionale e del livello comunque istituzionale nazionale dal punto di vista della decretazione governativa, eccetera. È una scelta ideologica questa, questo non è un giudizio per chi aveva ancora illusioni sull'autonomia, la neutralità della magistratura, questo è fino in fondo un giudizio di carattere ideologico e una presa di posizione politica da parte della Corte Costituzionale, che dice: signori, voi non potete normare a livello di enti locali la gestione del ciclo integrato delle acque, perché questa è materia che ha a che fare con la libertà di mercato e con la concorrenza. Ecco, io credo che
la pesantezza di questa sentenza sia uno di quegli elementi che deve farci capire come di fronte snocciolava, no? Anche questo è significativo, Marco, chi sono gli animatori del comitato per il no al referendum, al di là del fatto che ci fa tatticamente gioco che ci sia qualcuno che lavora per il no al referendum, perché significa lavorare per alzare il quorum quando si riuscirà a celebrare il referendum, credo che però ti dà l'idea di quali poteri, di quali forze siano in campo intorno alla questione dell'acqua e di come non soltanto per noi che abbiamo lavorato alla campagna referendaria, ma soprattutto per chi sta dall'altra parte, questa abbia una centralità dal punto di vista delle risposte alla crisi. Ecco perché il punto che ci siamo posti anche nella discussione del Comitato Acqua Bene Comune a Venezia è come riattivare, come far ripartire, al di là degli importanti pronunciamenti che ci sono stati in questi mesi, l'iniziativa anche a livello locale, anche a partire dal coinvolgimento degli enti locali e del comune in primo luogo. Qui ci sono stati già dei pronunciamenti importanti, sia contro i decreti Ronchi ai tempi della loro approvazione, sia nell'adesione alla campagna referendaria, sia con la modifica dello statuto stesso del Comune di Venezia, inserendo il principio dell'acqua bene comune ed escludendo la possibilità di considerarla appunto un bene economico da gestire secondo quelle leggi del mercato e della concorrenza. Ma io credo che di più si possa e si debba fare, a partire dal tema della moratoria. Noi stiamo costruendo per il prossimo 29 dicembre come tappa del percorso che ci porta alla mobilitazione di sabato 4, per il prossimo 29 novembre abbiamo costruito una delegazione che incontrerà il sindaco, che ha già manifestato la sua disponibilità a intervenire anche pubblicamente nei confronti del governo e del Parlamento e dei livelli di governo regionali sul tema della moratoria di tutti gli atti che porterebbero in direzione dell'applicazione del decreto Ronchi. E uno dei temi che porremo sarà sicuramente quello di sfidare l'amministrazione comunale a un passo in più, cioè Venezia è una di quelle città dove la gestione del ciclo integrato delle acque è totalmente in mano pubblica sulla base di un affidamento in house a Veritas, che è una società per azioni pubblica al 100%, più del 50% delle azioni sono del Comune di Venezia, il restante 49% è degli altri comuni che fanno parte del lato della provincia di Venezia, ma è altrettanto evidente che nel caso passasse o il referendum venisse fatto saltare o il referendum venisse sconfitto nel corso del 2011, questa situazione di affidamento in house, quindi oggi completamente pubblico, sarebbe esposto al rischio delle norme del decreto Ronchi e quindi a un rischio di forzata privatizzazione di Veritas da questo punto di vista. Allora, la sfida che noi vorremmo porre ulteriore in termini di vertenza allo stesso comune, a partire dal sindaco, è proprio la questione di costruire a Venezia una sperimentazione vera, partecipata, di un possibile modello alternativo anche all'in-house che finora ha funzionato di gestione del ciclo integrato delle acque, cioè sfidare un ente locale che si è fin qui dimostrato sensibile su questo tema, che ha sostenuto la stessa campagna referendaria, a fare quel passo in più. Quel passo in più che poi nutre anche, come dire, il contenuto positivo che vogliamo dare localmente alla battaglia referendaria, cioè vedere se sia possibile, alla faccia di tutte le corti costituzionali di questo mondo, iniziare a realizzare qui, come in altre parti del mondo è stato fatto, quella gestione partecipata delle acque che dà concretezza all'idea dell'acqua come bene comune. Grazie.